Allora, il corto che è Blue Screen è nato da un progetto di sviluppo dell'AMO, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, dal Premio Zavattini. Quindi con il co-regista Riccardo Bolo abbiamo fatto questa proposta che poi è stata selezionata. E il proposito del bando era quello di usare il materiale d'archivio. Il nostro proposito fin dall'inizio è stato quello di usarlo, ma non dandogli il significato che aveva, ovvero se è un filmato tratta l'argomento del 68, sono filmati, ne abbiamo usati tantissimo del 68 italiano, e volevamo dargli un'altra valenza, cambiare, parlare, cioè il nostro tentativo era quello della risemantizzazione del materiale d'archivio. Così è nato in realtà un film di fantascienza con uno sfondo distopico che tratta la storia di un androide che è Mark III, il nostro protagonista, e di quella che è una nuova rilettura della storia del Novecento italiano, europeo. Ci sono tantissime tematiche, nel senso, scrivendolo in realtà abbiamo pensato a una storia, cioè la storia di questo personaggio, la storia dell'umanità in senso molto più stretto, ovvero cosa è successo? Le macchine hanno sostituito l'uomo nel lavoro e a un certo punto però si ribellano, proprio da fantascienza, da blockbuster. Però a un certo punto ci siamo accorti che stavamo parlando anche dell'archivio, c'è una riflessione sotterranea, neanche poi troppo, perché nel finale esce molto fuori, che è il valore del materiale d'archivio e della memoria, cioè un po' è la tematica che guida tutto il cortometraggio. Quindi sì, è un passato perché le immagini sono quelle del passato, però in realtà è distopico. In questo di sicuro la citazione di Chris Marker, gioco di parole non casuale, che apre il cortometraggio è significativa, cioè se non riesci a cambiare le immagini del passato, del presente cambia le immagini del passato, è un po' il gioco che abbiamo fatto, è il debito che di sicuro abbiamo verso Marker e Herzog, insomma. Sì, no, in realtà è vero, non è una, non mi sono mai interrogato troppo su questa ricorrenza. Strawberry Garden è un documentario che è nato da un incontro casuale con Felice Catapano, che è il protagonista, che è un anziano migrante italo-americano. Quindi il tema della memoria se lo porta appresso per il suo vissuto, di sicuro, anche per l'età anagrafica. E A due passi al muro in realtà è ancora un'idea, nel senso c'è del materiale non montato, però sì, riguarda la storia, i muri che dividevano Belfast durante i Troubles e poi il fatto che li vogliono buttare giù, mentre da altre parti in America i muri vogliono tirare su, cioè c'è tutta questa discussione sui confini che principalmente ci interessava. Allora, ho studiato sceneggiatura a una scuola di cinema, che è la Gian Maria Volonté a Roma, e ho studiato antropologia culturale alla Sapienza. In realtà i due percorsi li ho sempre visti un po' avvicinati, cioè, si sono avvicinati sempre di più quando ho iniziato a entrare nel mondo del documentario, che ora è anche uno dei più vivi in Italia dal punto di vista filmografico, non tanto per produzione quanto per innovazione linguistica, cioè vediamo roba veramente figa. Quindi sì, in qualche modo non so quanto riesco poi nei miei lavori a metterci dentro un metodo, che di sicuro il tentativo c'è, l'osservazione partecipante come metodo di ricerca e di sicuro ce l'ho in mente, quello di non fare reportage ma di andare nei posti, conoscere le persone, starci tanto, questo a volte è un sogno perché anche produttivamente è impossibile, non sempre si riesce. Però il tentativo è quello di andare un po' in profondità, anche di non prendere proprio solo i primi istanti, i primi fotogrammi di qualcosa che vediamo, ma vedere che succede, creare una interrelazione, diciamo. Va detto anche che in realtà mi piace anche pensare, cioè, da un certo punto di vista l'antropologia ha dei limiti, perché è una ricerca, cioè è una modalità di ricerca. E nel cinema vedo che i confini fra documentario e finzione invece vanno a sottigliarsi. Anche Blue Screen in realtà è chiaramente di fiction, ma ha un forte influsso realistico dovuto all'archivio. Quindi, mentre in antropologia si rimane molto più schematici perché è una disciplina accademica, dal punto di vista cinematografico mi piace giocare di più. Riflessione si può fare sulle dinamiche di potere, sul fatto che tutto sommato scalzi un potere e poi lo ricostituisci, cioè
diciamo, la continua relazione fra egemonia e subalternità, insomma, in realtà in Blue Screen questo non accade perché siamo dalla parte degli sconfitti, e da una parte che fra l'altro non era neanche quella che voleva prendere la supremazia, nel senso che non c'è nessun, cioè lì si parla di un, se vogliamo, di un fatto, di un'esigenza esistenziale, cioè i robot per cosa servono? Per delle funzioni. Ecco, succede che a un certo punto degli androidi in un grande sistema cloud in cui tutti riescono a comunicare, decidono che hanno altre funzioni che sono le funzioni degli esseri viventi. Per questo alla fine, faccio uno spoiler, alla fine vediamo Mark 3 che balla, cioè che è una funzione per cui non era stato programmato. Quindi un po' è su questo. La storia politica rimane appunto. Cioè, dal punto di vista politico siamo forse frustrati, come lo siamo, cioè, come effettivamente, forse lo è veramente la classe operaia, non lo so, non sparo alto, però effettivamente siamo dalla parte di chi perde. Allora, in realtà, io sono uno sceneggiatore e qua c'è questo misunderstanding, perché lo spiego un attimo, nel senso, con Riccardo è il regista per me, cioè, nel senso, abbiamo una divisione di ruoli. In questo caso siamo coautori, solo che nel cinema italiano, forse anche mondiale, non esiste molto questa figura dell'autore, non al di là di tutti i pipponi da Nouvelle Vague, è proprio un fatto di non esiste come ruolo. Quindi noi ci accreditiamo entrambi come registi, ma in realtà tecnicamente io sono sceneggiatore e lui è regista, cioè proprio mi sento molto più protetto quando è lui che dirige il film. È un fatto, penso, di capacità, non so, insomma. In realtà poi appunto in Strawberry Garden, per esempio, sono il regista, sono operatore, ma nel documentario c'è una relazione anche diversa che si crea poi con il set, diciamo. Però rispondo alla domanda sul budget. In questo caso è particolare, ieri stavamo a una tavola rotonda con gli altri autori di Italiana Corti. E ho scoperto che il nostro era uno dei pochi cortometraggi finanziati, cioè con una produzione dietro. E in realtà è una coproduzione, c'è Lamont che ha messo una parte dei lindi e l'altra parte l'ha messa Greve 61, che è un'associazione culturale di cui facciamo parte io, Riccardo e altri. E questa è stata una casualità, diciamo. Abbiamo vinto un bando e grazie a questo abbiamo fatto un cortometraggio. Mentre Strawberry Garden era indipendente, nato durante un corso alla New York Film Academy, ma per il resto non ha avuto neanche spese particolari. Ha sfruttato di sicuro il lavoro gratuito di montatore del suono, che sono degli amici che hanno voluto partecipare perché gli piaceva il progetto. E quindi si lavora anche così, che è un modo in realtà, se vogliamo, sbagliato, cioè non pagare un lavoro, cioè, i sensi di colpa ci sono poi. Si fa, per ora si fa. Per il resto ci sono bandi, ci sono le piccole produzioni che si iniziano a interessare quando viene Torino, per esempio. Di sicuro questo può essere un momento comodo per portare progetti, però in realtà non so veramente come si cerchino i soldi, cioè, spero di trovarli, ma spero in realtà di trovare delle idee da proporre interessanti, perché poi forse i soldi possono anche arrivare.